dal 15 al 19 maggio all'Anciano torna Immagina. Roberto Colaciocco, ideatore e promotore di questo evento. Torniamo per il settimo anno consecutivo a riportare il Festival della Fotografia dell'Anciano con tanti ospiti. Ogni anno cerchiamo di portare ospiti sempre più importanti, ospiti che hanno sempre tante cose da poterci raccontare. Quest'anno parte dal 15 maggio dal Palazzo degli Studi in Corso Trento e Trieste a Lanciano alle 18.30. Avremo un grandissimo fotografo, un grandissimo maestro che è Ivo Saglietti, vincitore di tre World Press Photo. Quindi diciamo la nostra settimana parte tutto da questo incontro del 15 per poi continuare il giovedì con Diego Bardone, un altro grandissimo fotografo di Milano che da poco ha pubblicato un gran bel libro sulla fotografia di strada. Poi abbiamo Rita Scarola, che è un'altra fotografa di Bari, che ci verrà a trovare portando una sua realtà, una sua storia fatta su Israele. E abbiamo l'onore di avere ospite qua a Lanciano Federica Belli, una ragazza giovanissima che ha vinto il Master of Photography su Sky e che ci verrà a raccontare la sua storia attraverso questo concorso che ha fatto e che ha vinto. Per chiudere la domenica con un altro fotografo che è Domenico Tattoli, che chiuderà con dei reportage che lui ha fatto in giro per il mondo e chiuderà diciamo la settimana degli eventi con i relatori. In questa settimana però avremo anche dei workshop, uno che verrà tenuto da Diego Bardone per la street photography, quindi il reportage. Un altro workshop l'avremo con Edi Renirito, che è una fotomodella che fa glamour e nudo, che verrà tenuto il 18 di sabato. E la cosa che più ci tengo a sottolineare, avremo per un giorno i ragazzi dell'associazione La Chiappa Sogni di Lanciano, tutti i ragazzi che ci verranno a trovare al Polo Museale, per un giorno poseranno per i fotografi, diventando fotomodelli per un giorno. Quindi noi li accoglieremo al Polo, facendoli divertire con la fotografia e trasmettere qualcosa di più a loro. Maruska Misci, assessore alla cultura del Comune di Lanciano, questo evento si inserisce nel mese della cultura già ben nutrito di eventi. Assolutamente, questa mattina in conferenza stampa ho avuto modo di ascoltare da Roberto e di avere la conferma che questo suo programma si sposa perfettamente con quello che è lo spirito del mese della cultura e anche del maggio dei libri. In realtà ci ha raccontato questa mattina, e io lo apprezzo molto, che tutta l'organizzazione è un'organizzazione che coinvolge tantissime persone, e ragazzi, anziani, bambini e anche persone con difficoltà, quindi l'aspetto sociale è fondamentale perché non sta solo dentro la fotografia ma anche fuori dalla fotografia. Quindi io in rappresentanza di tutta l'amministrazione lo ringrazio anche per per tutto l'impegno, ma anche per l'iniziativa che quest'anno è totalmente nuova, rinnovata, perché come ci ha raccontato e come vedremo la fotografia sarà diffusa in tutta la città, in vari ambienti, in vari spazi della nostra città. Sì, infatti ci saranno mostre un po' ovunque. Sì, un po' ovunque. Quindi varie installazioni, grandi fotografi di fama nazionale ma soprattutto internazionale, quindi un evento che sicuramente è destinato a crescere ulteriormente per far conoscere la nostra città e quindi intercettare anche una forma ulteriore di turismo che è quello del mondo della fotografia.